Buonasera da parte di Francesco Roselli che ancora una volta sui binari della ferrovia della Avellino Rocchetta San Antonio in provincia di Foggia. Siamo a fine gennaio, precisamente il 29, e siamo diciamo nelle campagne di Cairano, che dovrebbe essere località Carbonara. Arrivando a un ponte Caruccio che io spesso ho visto anche percorrendo la Lofantina. Siamo praticamente nelle campagne di Cairano, vicino all'Ofanto alla fine. Infatti questo ponte è uno dei tanti che sto raggiungendo. È proprio uno di quelli che per l'ennesima volta permette a questa ferrovia storica che, come ho già citato nei precedenti video, è stata inaugurata a più riprese. In più step a partire dal 1892 e come intera tratta è stata aperta quindi da Avellino a Rocchetta nel 1895, esattamente 6 anni dopo l'inaugurazione della Tour Eiffel, che fa parte dello stesso concetto costruttivo, lo stesso diciamo periodo noto come diciamo legato all'acciaio. È un fervore edilizio legato molto all'acciaio. Io adesso, come recita anche e come dimostra questo diciamo cartello, ma è un pannello in cemento armato, una sorta di cippo, siamo al chilometro 84 di questa lunga tratta che, se non dovrei sbagliare, ma siamo per un totale di circa 127 chilometri, e quindi siamo a un buon 2/3. Alle mie spalle si va verso la stazione di Cairano, mentre qui siamo io mi sto dirigendo teoricamente verso la stazione di Calitri Pescopagano per la precisione, mentre quella precedente Cairano sarebbe Cairano Consandretta. Come vedete, anche qui l'ennesimo ponte in ferro con questa tecnica che si chiama reticolato. Quindi sono tutte sbarre di acciaio unite a croce tra di loro, anche per un discorso antisismico, soprattutto, e anche per una maggior stabilità della struttura. Adesso mi volto un attimo solo indietro, possibilmente senza stare faccia a sole, anche da questo lato si può evincere l'84esimo chilometro a ritroso, e questo è un po' il panorama al tramonto in questa stupenda giornata dei cosiddetti giorni della merla, che non si potevano sprecare assolutamente per delle giornate banali. E allora ho deciso, stamattina sono andato nel bosco lungo i territori più a oriente di Calitri, e oggi ho deciso un po' di fare percorsi un po' più industriali, per così dire. Adesso sto ampliando verso Cairano, ben lontano da questa valle, che comunque comporta un percorso obbligato soprattutto per quanto riguarda il treno, ma non troppo, perché poi alla fine, come per chi è appassionato e conosce questa tratta, è composta da un sacco di gallerie. Però tutto sommato, quando la valle permette, è stata assecondata l'orografia del territorio, che l'Irpinia d'Oriente, per quanto sia meno montuosa di quella occidentale, ma è meno, diciamo, ha più una costanza di valli formate dai torrenti e anche dai vari terremoti che si sono seguiti nei secoli. Adesso qui sto guardando un po' verso nord-ovest, tutto sommato. Adesso ritorno un po' al ponte, in modo da percorrerlo per la sua interezza. Non è molto lungo questo ponte, qualche decina di metri. Vediamo anche il punto un po' più stabile. Lì sotto vedete scorrere l'Ofanto di un certo colore verdino in questo momento. Adesso percorro. Qui si vede anche una stradina utilizzata dai locali. Ecco che sì, andiamo avanti.
Qua c'è anche qualche albero caduto nell'ofanto, che spero si possa vedere. Sono molti alberi caduti, però questo, diciamo, è l'ofanto, che in epoca romana era noto come Aufidus. Sto percorrendo, adesso vedo se riesco a anche a... Vabbè, qua poi, come sempre, faccio vedere anche sotto. Qua c'è un po' di... c'è un pannello probabilmente o che è scoperto oppure era proprio un punto aperto per la manutenzione, perché vedo che ci sono anche in altri punti. Io attraverso dove sono i bulloni per una, le travi in legno per una maggior sicurezza, e da questo lato è un po' più... l'ofanto è un po' più visibile, più aperto. Il nostro caro ofanto, noi siamo comunque nell'alta valle del fiume Ofanto, qui in un tratto molto tortuoso, perché comunque fa un giro molto ampio da Conza, che in linea d'aria è vicinissimo, però fa un giro molto ampio passando sotto Cairano e poi tende a venire verso Calitri e percorrere, poi andare giù verso Monticchio e anche poi verso Monteverde, risalendo molto 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 verso nord. Adesso riprendendo un po' così si vede anche meglio il reticolato, questa bella architettura che potete apprezzare. Questa dà una eccezionale stabilità sia da un punto di vista verticale, perché comunque queste croci verticali fungono un po' da controvento nel gergo tecnico, e in più quelle di sopra hanno una funzione ancora più da controvento, ma stabilizzano le due sponde e ognuno va a scaricare lo sforzo del vento, del sisma, quanto altro viene scaricato comunque da un lato all'altro e quindi viene, diciamo, smistato lungo l'intera struttura. Adesso faccio altri pochi passi, poi andrò più avanti, vedrò di... perché ricordo che ci sia c'è un altro ponte, anche se forse un po' distante, e la luce del giorno che tende a diminuire rapidamente non aiuta, ma il bello dell'inverno è che c'è tanta luce per gli alberi spogli, ma di contro anche una poco tempo, quindi il pomeriggio è sempre una, diciamo, una corsa contro il tempo, soprattutto quando, come in questo caso, siamo in una zona un po' chiusa, soprattutto adesso che abbiamo un'altura sulla destra che chiude un po' il panorama, e quindi siamo in un momento di ombra. Là, in quel punto lì c'è già l'ofantina, in questa prova a ingrandire, si dovrebbe notare appena appena il passaggio che dovrebbe essere quello della ferrovia, ci passa sotto. Qui siamo sempre nel cuore, nel mondo dei cinghiali oltretutto, quindi devo sempre, il mio parlare aiuta anche a tenerli anche un po' lontano, diciamo che da un lato documento e spiego un po' qualche cenno storico sul territorio e sulla ferrovia, e dall'altro che faccio sentire la mia presenza anche agli animali selvatici, che non è mai sbagliato. Qui si vede tutto l'autunno con queste foglie, con le foglie morte. Adesso vedo, se girandomi non sono troppo contro luce, si dovrebbe vedere un po' il ponte. Adesso cerco anche di avvicinare. Al ritorno farò qualche foto più che altro, però non voglio dilungarmi troppo. Siamo nel territorio di Cairano, un paese noto in archeologia per i primissimi studi e ritrovamenti su una cultura di una popolazione che è arrivata dai Balcani, all'incirca la zona della Macedonia, si è insediata un po' in maniera molto diffusa sui colli e sulle colline, sia dell'alto, inizialmente dell'alto Ofanto, poi irradiandosi progressivamente anche verso la valle dell'Ufita e in quella del Sele, collegandosi, stando in adiacenza, comunque con i contatti diretti, da un lato con i Dauni a oriente e dall'occidente, comunque sud-ovest, con gli Etruschi, soprattutto quelli di Ponte Cagnano, mentre
tramite la Valle Ufita si ebbero i contatti con l'area di Capua, sempre parlando di epoca etrusca. Io adesso con questi ultimi passi, non volendomi dilungare oltre, ecco qua là, si vede la statale Ofantina, quindi siamo proprio a pochi passi. Io sono voluto andare da arrivare al ponte tramite una contrada secondaria di Cairano, o comunque secondaria, una campagna, una via secondaria per arrivare a questa ferrovia. Volendo ci sono modi probabilmente molto più veloci, più semplici, però il mio obiettivo era questo ponte qua sicuramente. Poi vedrò se riuscirò a raggiungere anche l'altro, farò anche un filmato anche in questo caso qua, perché quel ponte appena d'inverno si riesce anche a intuire dall'Ofantina. Era da tempo che meditavo di fare questi passi, dopo una piccola panoramica delle alture. Là dietro c'è ancora Cairano, semi nascosto dagli alberi, che per fortuna d'inverno sono meno cattivi nel nascondere quel che abbiamo intorno. Quindi con questo saluto a tutti, con un'ultima zoomata verso il ponte. Qui si cammina molto più facilmente rispetto alla zona della Basilicata dove sono stato una settimana fa. Quindi vi ringrazio e per chi vorrà rimanere ancora collegato, il mio canale è attivo e ci sono video legati alla ferrovia, video legati alle nostre contrade, soprattutto quelle di Calitri, ma anche a quelle dove sono state in aree archeologiche del Cilento, soprattutto a Rocca Gloriosa, anche qualche filmato legato alla Sardegna. Quindi diciamo che i miei itinerari sono spesso legati alla storia e alle archeologie, quindi spulciando tra i miei video nel mio canale potreste trovare qualcosa di comunque sempre interessante. Con questo, anzi adesso dezoom perché altrimenti la sensibilità è molto più alta, quindi vi saluto e vi rimando al prossimo video sulla Rocchetta Avellino, per chi è appassionato di queste infrastrutture, o alla prossima escursione nelle nostre campagne, nei nostri boschi, alla scoperta, come è stato stamattina, di piccoli tasselli di storia antica. Quindi vi saluto e grazie per l'attenzione.